Assessore Davide Lazzari, Corri Pavia, la manifestazione più importante podistica che si tiene a Pavia. È una bellissima manifestazione, ormai giunta alla 13ª edizione. Ogni anno, come possiamo vedere, la manifestazione viene implementata. Quest'anno, come al solito, ci sarà la 2,5 km dedicata anche alle famiglie e ai bambini, grazie anche alla Clou che ci ha aiutato a organizzare questo evento insieme anche a McDonald's. Dopodiché ci sarà una 10 km e una 21 km competitiva con anche atleti di un certo livello. È una bella manifestazione per la città di Pavia e per lo sport pavese. Ci sarà qualche disagio dovuto alla chiusura del traffico, ma è una giornata di festeggiamento, è una giornata di sport appunto aperta a tutta la città. Vi aspettiamo al Castello Visconteo, dove davvero dentro a questa cornice suggestiva del castello e del centro storico, del percorso che costeggia un po' i nostri corsi d'acqua come Ticino e Naviglio, ci potremmo gustare davvero la bellezza della nostra Pavia in questa domenica di sport, quindi 4 ottobre. Al castello per correre insieme la Corri Pavia. L'altra novità è che quest'anno ci sono degli atleti di livello internazionale, quindi anche per chi assiste alla corsa potrà vedere non solo il pavese ma anche il keniano. Sì, ci sono persone che corrono la mezza maratona in poco più di 60 minuti, cioè vuol dire un'ora e qualche secondo per correre la mezza maratona. È proprio una nostra idea quella di far diventare questa Corri Pavia non solo un momento sportivo aperto a tutti, amatore non, ma anche un momento agonistico importante, in modo tale che anche le grandi testate giornalistiche nonché televisive si possano accorgere che Pavia ospita una gara di un certo livello. Presidente Franco Corona, Corri Pavia, siamo alla vigilia, quali sono le attese? Ce ne puoi parlare. Ma la prima attesa è che come gli altri anni ci sia il bel tempo, che le iscrizioni proseguono con questo andamento, quindi molto positivi, quindi che possiamo vedere circa 4.000 persone che coprono le varie distanze dell'iniziativa la domenica mattina, che tutto si svolga tranquillamente, con ordine e senza problemi. Cambiato il percorso della 10 km? È cambiato leggermente il percorso della 10 km per evitare la concomitanza con il mercato di via 20 settembre, e quindi da anziché fare via 20 settembre proseguirà per Corso Cavour, al Demetrio giri Strada Nuova e arriva il solito arrivo in viale 11 febbraio. Iscrizioni, i tempi delle iscrizioni per poter iscriversi? Le iscrizioni chiudono la competitiva alle ore 24 del primo di ottobre, mentre per quanto riguarda family run e non competitiva ci si potrà iscrivere fino a un quarto d'ora prima della partenza, mezz'ora prima della partenza, fino alle 9 di domenica. Assessore Cristiani, l'apporto dell'assessorato istruzione della Corri Pavia. Sì, anche quest'anno siamo stati veramente felici di sostenere pienamente questa iniziativa, che ormai è un appuntamento atteso veramente dalle scuole e dalle famiglie. Già all'inizio della scuola cominciano ad arrivarci messaggi chiedendo quando sarà la Corri Pavia. Per questo abbiamo informato capillarmente tutte le scuole riguardo appunto alle modalità di iscrizione, che possono avvenire proprio tramite le scuole, e già tantissime famiglie stanno aderendo e molto spesso aderiscono le famiglie insieme agli insegnanti, quindi è proprio un momento importante per la scuola. Si sta anche attivando una sorta di competizione virtuosa tra tutte le scuole, che come sapete ricevono dei premi, che poi sono premi diciamo di utilizzo didattico. Ci sono appunto questi premi per le scuole che partecipano in maniera più numerosa, quindi c'è veramente una competizione bella e tanta attesa vedo in tutte le scuole tra i genitori e i bambini. Thank you.